Ma il popolo avrà sempre la sovranità, anche in questo caso deciderà il popolo se vincerà il sì o vincerà il no. Noi abbiamo oggi una maggiore partecipazione dei cittadini, viene elevata da 50.000 a 150.000 la possibilità di avviare un'iniziativa legislativa sulla quale iniziativa il governo ha il dovere di esprimersi. Viene elevata da 500.000 a 800.000 il numero degli elettori per avviare un referendum propositivo e in quel caso il quorum si abbasserà. Quindi abbiamo una maggiore partecipazione, un maggior coinvolgimento dei cittadini, una maggiore forza della proposizione da parte dell'elettorato e quindi dei cittadini.